sono Michele Angeluberti, mi sono presentato più o meno a tutti, spero. Mi occupavo fino all'anno fa di prevendita tecnica e adesso invece mi occupo faccio parte della nuova BU del marketing e mi occupo sia della parte comunicativa operativa, quindi gli eventi come quelli che vedete oggi, e della parte strategica del prodotto. Con me c'è Giovanni Giovannelli di Sophos, è un pre-sales engineer anche lui, e ci aiuterà a raccontarvi tutta la pletora di prodotti di Sophos dedicati alla sicurezza. Intanto vi vorrei raccontare chi è Babbel. Il logo l'avete visto un po' dappertutto, anche nella mia cravatta. Babbel è un software infrastructure system integrator che è nato circa una quindicina d'anni fa. Era composto da un manipolo di sistemisti che rappresentava il braccio armato di Sun Microsystem, nato all'epoca di Saritel, quindi il gruppo Telecom Italia. E pian piano il team si è evoluto, è nata l'era progetti, ci siamo emancipati da Sun Microsystem, per fortuna per tempo, visto che poi c'è stata la famosa acquisizione di Oracle che ha portato gioie e dolori, soprattutto dolori per molti, e ci siamo focalizzati su una serie di aspetti. Da una parte le tecnologie open source, in ambito data center e non solo, e il rispetto degli standard e dei protocolli, quindi in termini di protocolli o di standard di riferimento per qualunque altra cosa, e come vi dicevo dell'open source. Quindi crediamo nelle soluzioni che non generano vendor lock-in, cioè situazioni in cui il cliente viene in qualche modo bloccato e non riesce con facilità a cambiare tecnologia senza dolore. La collaborazione con Sophos è nata ormai parecchio tempo fa, è 8 anni che collaboriamo, abbiamo iniziato a operare insieme su ciò che era il Pure Message, la vecchia piattaforma, adesso è stata rinominata, il vecchio sistema di antivirus e antispam per sistemi di posta elettronica. Come vi dicevo, Babbel è nata in un'epoca in cui, tra l'altro siamo stati i primi a creare la prima piattaforma di posta elettronica certificata per Telecom, e Pure Message ha sempre rappresentato un cavallo di battaglia per ciò che riguarda la sicurezza perimetrale e interna nelle infrastrutture di posta elettronica. Poi abbiamo allargato un po' le nostre competenze, il nostro scope, a ciò che riguardava anche la protezione degli endpoint, quindi attraverso l'antivirus localizzato sulle macchine, ma non solo, il web filtering e recentemente con tutto ciò che riguarda gli UTM, quindi gli apparati Next Generation Firewall per ciò che riguarda la protezione perimetrale, il mobile control per la protezione dei dispositivi mobili e infine anche con tutta la parte che riguarda l'encryption, quindi la safeguard per la protezione dei dati, quindi non più protezione solo della rete, dei device, ma anche del dato, a prescindere da dove questo si trova. Il nostro rapporto, come dicevo, è consolidato, siamo Gold Solution Partner e abbiamo 10 risorse certificate nei vari ruoli, quindi Certified Architect, Engineer e Sales Specialist. Quindi abbiamo una quantità di competenze abbastanza diversificate che coprono tutte le varie tecnologie di Sophos. Allora, c'è una cosa che avrete notato probabilmente. Nei nostri badge, nonostante il logo Babbel, appare la scritta Partech. Perché? Perché qualcosa è cambiato. A dicembre 2013 Babbel e la consociata di Milano, che si chiamava Soltech, si sono fuse in un'unica società, Partech, che prima rappresentava solo un holding che deteneva le quote di entrambe le società, adesso è diventata la società effettiva. Questo cosa ha portato con sé? Ha portato ad avere due sedi operative, quella classica che conoscete su Pomezia, quindi area romana, e quella su Milano che sta vicino alla stazione centrale, al Pirellone, e praticamente siamo diventati 200 tra dipendenti e collaboratori. Abbiamo un fatturato totale di circa 15 milioni di euro, per giù può variare di anno in anno, e abbiamo acquisito nuove competenze e numerosi nuovi clienti. Quindi questa è l'ultima volta che ci presentiamo col brand commerciale Babbel. D'ora in poi le nostre comunicazioni le riceverete da parte, che quindi non mettetele come filtro anti-spam perché non ci conoscete, siamo sempre noi. Le stesse persone, con le stesse idee, abbiamo un offering rinnovato e abbiamo una serie di nuove capacità. Ve le racconto rapidamente. Una delle più importanti novità presenti nel nostro offering è A2Build, una soluzione di business intelligence che noi vendiamo in modalità as a service, quindi nessuna componente da installare on-premise, ma prevediamo tutto da remoto. È una soluzione che può essere verticalizzata in qualunque maniera, l'abbiamo utilizzata in ambito bancario, ad esempio per rilevare gli abusi di mercato
utilizzata direttamente da Consob, è stata utilizzata nell'ambito del gaming e dell'online gambling per fare customer retention e ottimizzazione dell'assegnazione dei bonus e monitoraggio degli eventuali utenti in fase di abbandono. La stiamo cercando di utilizzare nell'ambito dell'ottimizzazione della raccolta differenziata con un grosso comune della provincia di Roma. Quindi si presta a qualunque tipo di utilizzo, è stata utilizzata anche per rilevare i tentativi di frode sia nei POS, quindi i lettori di carte, sia negli ATM, quindi i bancomat esterni, è stata utilizzata con successo in questi casi. Un'altra delle competenze che abbiamo acquisito molto importante rispetto al passato, che purtroppo è una carenza dell'area romana, è la capacità di sviluppare in ambiente mobile, quindi smartphone e tablet, Android, iOS, Windows Phone, e sia in modalità nativa, quindi col codice nativo del prodotto, sia in modalità ibrida attraverso framework come Adobe PhoneGap, IBM WorkLite e soluzioni completamente HTML-based. Un'altra delle competenze e degli asset che abbiamo acquisito è la piattaforma di trading online, probabilmente un po' più distante dalla platea di oggi, però ve la racconto rapidamente. Praticamente Soltec, che quello che era la BU di Milano, praticamente realizzò il primo sistema multi-provider di trading online, che si prestava sia ai power trader, all'utilizzo da parte dei power trader, quindi coloro che tipicamente anche nei film tipo Wall Street vedete quelle soluzioni multi-monitor che stanno lì a pistolare tutto il tempo, ok, quelli sono gli utilizzatori ideali, e anche attraverso siti online. Soltec ha realizzato il primo sito Fineco e ad oggi forniamo la componente di trading online a molte banche. Tra l'altro questo, unito alle competenze in ambito mobile, ci ha portato nel 2012 a essere premiati per la miglior app di mobile trading fatta per WeBank. Quindi continuiamo anche a creare ibridi tra le varie competenze. L'ultima delle competenze, dei prodotti che abbiamo acquisito è l'Xtremer, che praticamente è un sistema è un framework per realizzare servizi di real-time data push. Quindi sempre anche in ottica del trading online, avete presente quando vengono aggiornate le quotazioni in tempo reale? Oppure potrebbe essere un sito di scommesse online, dove vengono aggiornate tutti i dati in tempo reale, a prescindere che uno sia sulla piattaforma web o su tablet o su smartphone. Vengono tutte basate su questo sistema. Quindi la NASA stessa è un cliente di Xtremer, quindi insomma, qualcosa vale, ci è stato riconosciuto. Qua potete vedere la lista non esaustiva in ordine alfabetico dei nostri principali clienti. Come vedete sono diversificati, troviamo grande telco, troviamo mercato finance, quindi le principali di credit, Intesa San Paolo e così via, ci sono anche amministrazioni pubbliche e sì, large system integrator che operano con noi, che utilizzano le nostre competenze per realizzare servizi all'utente finale. Considerate che il nostro offering, quindi arricchito da quelle cose là, comunque mantiene i capisaldi del passato, tutte le competenze in ambito infrastrutturale, data center, tutto ciò che è l'unified messaging collaboration, quindi non solo la posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, ma anche video collaborazione. Tutto ciò che è la sicurezza, quindi sicurezza delle reti, dei dispositivi, dei dati. Continuiamo a essere un punto di riferimento per molte aziende per ciò che riguarda la gestione a norma di log, tutta la normativa sulla privacy per ciò che riguarda la gestione degli amministratori, quindi cosa fanno quando accedono ai sistemi, se in qualche modo accedono a dei dati sensibili, e tutto ciò che riguarda la protezione del dato quando è in movimento. Quindi assieme agli amici di Sophos facciamo in modo di proteggere il dato a prescindere da dove questo si trovi. A questo punto passerei un attimo la parola a Giovanni per presentarvi rapidamente chi è Sophos. Già Michelangelo ha detto chi sono, quindi sono la prevendita di Sophos soprattutto lato centro-sud Italia, quindi Roma, ovviamente sono a Roma, e oggi sono dei colleghi che stanno a Milano, che fanno il mio stesso lavoro. Chiaramente essendo a Roma mi occupo più della parte del centro-sud, fermo restando che ovviamente spazio anche su tutto il resto d'Italia. Lasciatemi solamente dire qualche parola su chi è Sophos per chi non la conosce. Sophos è un'azienda inglese nata in Inghilterra nell'85, chiaramente con l'antivirus faceva solamente antivirus, adesso che comunque sono passati 30 anni circa,
e ci siamo concentrati un po' su quello che è un po' tutto la sicurezza, quindi è un'azienda focalizzata sulla security in ambito corporate, quindi non abbiamo il classico prodotto da scaffale o comunque lato consumer, e quindi chiaramente tutte le soluzioni si sposano perfettamente con le esigenze aziendali. E, attualmente abbiamo diversi, abbiamo un paio di headquarter che sono fondamentalmente Oxford, quindi la sede dell'Inghilterra, e Santa Clara, ormai diciamo, sono spostati su Santa Clara, quindi Silicon Valley per la parte management soprattutto. Abbiamo molte sedi nel mondo, in Italia a Roma e a Milano, la sede principale a Milano, siamo circa in Italia circa 30-33 persone, nel mondo 2002 circa. E ovviamente abbiamo anche un supporto tecnico che è uno dei punti di forza di Sophos, che è ovviamente localizzato in Italia, quindi a Milano c'è anche il supporto tecnico che eroga supporto ai clienti italiani, e in più chiaramente c'è un base di supporto internazionale legato a quattro sedi principali che coprono un po' l'arco delle 24 ore: Vancouver, Boston, Budapest, Sydney. Quindi ecco, immaginate nell'arco, quindi immaginate la cartina, quindi sapete che c'è appunto questo bus internazionale. La timeline storica di Sophos, quindi dicevo, va dall'85, nel corso del tempo sono state fatte una serie di acquisizioni, citiamo diciamo quelle principali e quelle anche più recenti, perché poi alla fine sono quelle più importanti, almeno adesso. Andiamo dal 2008, che è l'anno dell'acquisizione di Utimaco, che poi ci ha portato, un'azienda tedesca che faceva crittografia dei dati, e ci ha portato a una soluzione, quindi all'acquisizione e allo sviluppo attuale, quindi una delle soluzioni molto sviluppate e una delle migliori soluzioni che ha Sophos sulla parte di crittografia dei dati. Tutto ciò che riguarda quindi il mondo encryption lo copiamo con questa, diciamo, soluzione che attualmente si chiama Safeguard Enterprise. Poi abbiamo l'acquisizione di Astaro nel 2011. Astaro era un'azienda che faceva network security, quindi da quel momento Sophos è entrata nel mercato della network security, quindi tradizionalmente legata all'endpoint, adesso invece siamo legati anche alla network security per completare un po' il quadro della security. E poi nel 2012 c'è stata l'acquisizione di Dialox, una piccola azienda sempre tedesca che faceva mobile control. Attualmente quindi abbiamo una soluzione, anche questa molto sviluppata, che si occupa della gestione e della protezione di dispositivi mobili. Infine, questa è roba di mesi, parliamo dell'acquisizione di Cyberom, un'azienda indiana che fa network security, quindi logica anche questa OTM per la messa in sicurezza delle reti. L'acquisizione in questo caso è parziale, nel senso che è stata acquisita l'azienda, fa parte del gruppo, chiaramente attualmente c'è ancora il marchio Cyberom, e quindi siamo in fase di transizione delle soluzioni. Scusate se mi metto di venire qua, però perché sì, scusate di farti vedere, ecco. No, c'è una voce indefinita. Adesso mi blocco, c'è cioè il blocco della delegata. Sì, esatto, problema. Allora, mi presento, sono Carlo Strangis, la parte del sales account che gestisce il centro Sud Italia. Faccio parte del team di Roma, insomma, dall'accento inconfondibile. Il fatto di Cyberom ad oggi, convivono le due strutture, quindi le due soluzioni ad oggi convivono e chiaramente noi di Sophos, rispetto a quelle che sono un po' le esigenze del cliente, possiamo rispondere sia con la soluzione Sophos UTM che con la parte Cyberom. Diciamo che Cyberom soddisfa un po' le esigenze di mercato per quello che è il basso profilo, quindi diciamo piccoli clienti, piccole realtà, perché ha una fascia di prodotti chiaramente con costi bassi, però comunque sia è importante comunicarvi che sia per la parte Sophos che la parte Cyberom possiamo tranquillamente supportarvi. Mi soffermo solo un attimo sul tema supporto. Giovanni ha speso due parole, ma per quanto mi riguarda da puro commerciale è quello, oltre alle qualità del prodotto, è il valore aggiunto.
È un servizio erogato direttamente da Sophos con personale Sophos in lingua italiana, quindi non avrete terze parti con cui parlare, chiaramente c'è sempre il primo step che è il partner, ma la maggior parte delle volte il partner, conoscendo il nostro approccio in termini di servizio, demanda un po' tutte le chiamate direttamente a noi, quindi il fatto di avere un supporto in lingua italiana è veramente il nostro valore aggiunto che la competition non è in grado ad oggi di erogare. Ogni tanto faccio il mio intervento spot. Non c'è problema. Ultima acquisizione, quindi ancora più recente, e qua parliamo di un mese forse dell'acquisizione, è una piccola azienda, non sconosciuta credo ai più, piccola azienda che fa sicurezza in termini di web, filtering e di mobile legata al cloud, perché questo è un altro aspetto su cui Sophos sta investendo molto, cioè il cloud, quindi abbiamo una piattaforma già attualmente di endpoint in cloud, anche che attualmente integra sia la parte di endpoint che la parte di mobile che la parte server, quindi proprio integrata, quindi una console web dove dentro possiamo gestire tutti i nostri dispositivi in cloud. Chiaramente questa acquisizione è funzionale a migliorare le protezioni legate a questa piattaforma. Velocemente gli analisti un po' come vedono Sophos, mi soffermo soprattutto su dove è leader, dove siamo leader di mercato, soprattutto perlomeno per Gartner, la sua parte di endpoint, quindi l'antivirus, classica soluzione di antivirus legata quindi all'agente sulla macchina che fa antivirus, su questo siamo considerati ormai leader da parecchi anni. Stesso discorso per la parte di data protection o di encryption, che sarebbe l'MDP come quadrante. E poi sulla parte UTM, attualmente quindi sull'UTM siamo uno dei leader riconosciuti, insieme ad altri chiaramente altri competitor, però siamo riconosciuti come leader di mercato. In più spendo due parole sul fatto dell'Enterprise Mobility Management, quindi la parte di mobile, dove non siamo leader ma siamo visti un po' come i visionari, se immaginate il quadrante, e questo è stato un riconoscimento perché fino a poco tempo fa, fino all'anno scorso, eravamo proprio tra i player, quelli sfigati, passatemi il termine. Nicchia. Infatti. Quindi invece adesso ci hanno visto più visioners, quindi significa che la nostra visione è corretta, chiaramente ci mancano quelle quote di mercato, quindi il poter dare la soluzione quindi a più clienti per raggiungere i nostri leader che sono i più blasonati, i classici AirWatch, Mobile Iron, eccetera. Dobbiamo farci dare la mano da loro. Ovviamente, esatto. Certo, quindi adesso uscite qua con le licenze Mobile. Sì, non ve ne andate da qui finché non avete questo. Ecco perché sono subentrato io, perché non mi hanno presentato. No, scherzo. Il fatto delle acquisizioni che sono state fatte da Sophos negli ultimi tre anni, quindi sembrerebbe che Sophos si sta concentrando sulla parte network, in realtà è così al 50%, perché comunque sia continuiamo ad investire su quello che è lo storico Sophos, quindi l'antivirus, l'antispam, come diceva Michelangelo, la parte web, quindi il filtering, proxy server e caching. Rimangono sempre i gruppi di lavoro che sviluppano e investono su quel tipo di tecnologia, quindi nonostante quelle che sono state, nonostante quelle le acquisizioni che sono state fatte negli ultimi tre anni, comunque sia continuiamo a mantenere lo storico Sophos. Come dicevo, le sedi sono tante nel mondo, che abbiamo sedi anche a Sophos, da Tokyo, Manila, eccetera, eccetera, e fino a quelle europee, dove siamo a Oxford, Parigi, che poi è anche la nostra, diciamo, capo regione, e San Francisco, eccetera. Quindi siamo un po' presenti un po' ovunque. Adesso invece la cosa, poi alla fine dell'intervento, la cosa che volevo farvi vedere è, non è un caso reale, questo Simple SPA non esiste, cioè forse esisterà pure la Simple SPA. La possiamo anche creare adesso, non è un problema. Però è un caso, diciamo, per illustrare un po' tutte le soluzioni, abbiamo pensato a un caso di un'azienda che ha delle necessità, credo che un po' tutti ci possiamo rispecchiare, cioè almeno su una parte di necessità che verranno illustrate qui, e come Sophos quindi tende a cercare di mettere a punto una soluzione per risolvere queste necessità, quindi per andare incontro a queste necessità. Quindi ecco, abbiamo pensato a un'azienda, quindi a
la produzione, questo conta relativamente, quindi abbiamo 500 utenti, ma la cosa importante è che 300 utenti in questa realtà sono legati alla sede principale, mentre 80 stanno in un'altra sede e anche all'estero, abbiamo quindi delle persone che sono anche all'estero. Poi ci sono quindi vari uffici dislocati un po' nel mondo. Abbiamo un ambiente misto con client Windows, client Mac, Linux, eccetera, eccetera. L'utilizzo, c'è un utilizzo di smartphone aziendali, ma anche non aziendali. Quindi diciamo che l'IT manager vorrebbe dare l'accesso alle risorse aziendali per i smartphone e quelli personali. E le sedi principali sono tutte collegate in una rete unica, e poi c'è anche il fatto di utenti che non sempre vengono in sede, cioè quindi sono un po' svincolati, ecco, quindi lavorano da casa o comunque in giro. Sicuramente delle necessità, ripeto, molte di queste forse, ecco, qualcuno già ci si riconosce, sono legate quindi a poche risorse sull'IT. Quindi chiaramente l'IT che deve gestire tante cose, ma non ci sono tante risorse per farlo. E poi abbiamo delle attuali soluzioni, quindi presenti nell'infrastruttura, che sono difficili da gestire, perché magari ci vogliono delle certificazioni anche particolari per gestirle. La necessità di controllare questi utenti di cui parlavo prima, che devono comunque lavorare da fuori o da casa o comunque da altre reti, mettiamola così. Dati sensibili che devono essere gestiti e protetti, dove sensibili possono essere semplicemente dati aziendali, quindi dati importanti in azienda. E poi la condivisione di questi dati deve essere fatta in maniera semplice, quindi a parte il classico magari file share sui vari file server, anche considerare il cloud, i cloud storage, i vari Google Drive, Dropbox, eccetera, eccetera. Tutti sono tutti strumenti che in genere o tendiamo a chiudere, quindi diciamo non facciamoli usare proprio, oppure ecco, se dobbiamo farli usare dobbiamo in qualche modo regolamentare. Poi ci sono diversi utenti che comunque utilizzano, come dicevo, dispositivi personali per accedere alle risorse aziendali, e poi ho pensato all'amministratore delegato che ha bisogno di lavorare da casa senza troppe complicazioni. Andiamo un attimo a vedere le varie parti. Come dicevo, Sophos ormai ha la possibilità di dare un'offerta globale delle soluzioni di security. Questo è un po' il quadro che riassume tutte le varie soluzioni. Eccole qua, faccio un attimo rivedere. Va dalla gestione quindi del mobile, anti-malware, legato quindi all'endpoint, quindi all'antivirus, legato anche alle modalità di deployment, che deve essere fatta in maniera semplice, quindi flessibile, on-premise, in cloud, virtuale, hardware, diverse modalità. E poi ripeto, la semplicità, quel che Sophos predica da anni è il fatto di rendere semplici le soluzioni, in modo tale che chi le deve gestire non deve impazzire a creare le varie regole, eccetera. Vediamo un attimo il discorso delle necessità di utenti che devono lavorare da fuori. Qui abbiamo diverse cose che possiamo mettere in campo. Abbiamo chiaramente un discorso classico di VPN, cioè abbiamo quindi l'utente che si può collegare diciamo tramite il suo PC, si può collegare in azienda. Abbiamo nell'antivirus un concetto di applicazioni, quindi di controllo delle applicazioni che posso far eseguire, quindi posso e non posso far eseguire. Abbiamo sicuramente il concetto della protezione web, quindi questo è sicuramente uno degli aspetti principali. Proteggere l'utente nella navigazione, quindi l'utente che va su un sito, che va su un servizio web, deve accedere in maniera protetta, sia da dentro l'azienda, quindi classica, diciamo, modulo, classica protezione proxy, sia fuori dall'azienda, quindi il PC deve in qualche modo dare sicurezza sulla navigazione. Questo è un aspetto su cui Sophos sta investendo tantissimo, sia lato client, la server che mobile. Controllo applicazioni, come dicevo, cercare di regolamentare tutte le applicazioni che un utente può, volendo, installare sulla propria macchina. E io quindi, tramite la mia soluzione di antivirus, posso decidere quali sono le applicazioni che voglio far eseguire o quali no. Questo è importante. Chiaramente sono applicazioni di tanti tipi, sia legittime che, diciamo, illegittime, file sharing, toolbar, quindi le classiche toolbar che magari vengono installate sulle macchine e poi chiaramente rimangono lì
software di remote management, virtualization tool e via dicendo. Sono tante categorie e tante applicazioni che ci sono dentro. Questo è un esempio della, diciamo, di come si può creare in maniera semplice una policy di controllo applicazioni. Questo può sembrare una banalità per molti, perché molte aziende magari già lo adottano, però in precedente esperienza mi è capitato di vedere i PC, i notebook, una volta in azienda controllati in maniera paranoica, non potevano eseguire nulla, non possono uscire, non possono fare niente, questi stessi utenti con questi notebook vanno a casa loro e lì succedeva l'apocalisse, perché chi si trovava ai vecchi dialer, ormai nei tempi che furono, chi si prende i virus, chi va sui siti più improbabili, chi installa qualunque cosa, perché il controllo veniva fatto a livello perimetrale, senza comprendere che alla fine il problema vero e proprio era il PC e non la location in cui si trova il PC. Quindi questo è un approccio un po' diverso a quello classico. In pratica l'utente eredita delle regole di sicurezza da rispettare, il fatto di non accedere a certi tipi di siti piuttosto che eseguire certi tipi di applicazioni eventualmente malevole, a prescindere che si trovi a casa sua o in sede. Quindi le regole seguono l'utente ovunque. Il fatto di poter seguire le policy di web filtering che seguono l'utente, anche perché questo è un dato dei nostri laboratori, chiaramente sono siti, 30.000 website vengono infettati ogni giorno, ma il concetto importante è che l'80% sono siti legittimi, quindi non sono siti legati in generale a malware, ma sono proprio siti che quotidianamente magari possiamo anche navigare. Quindi non sono blacklistati, no, assolutamente. Non è che state andando su YouPorn e quello viene bloccato, esatto. Magari state andando su Repubblica è stato infettato stamattina e di fatto le blacklist non lo contemplano, ma l'antivirus aggiornato lo riconosce ed evita che voi andate e diventiate degli zombie col vostro PC. Esatto. Infatti, ecco, la protezione integrata che vi dicevo con i nostri proxy, quindi con la parte di navigazione, controllo navigazione, la parte di antivirus è proprio questa. Cioè io quindi posso combinare queste due soluzioni in modo da replicare totalmente a livello di antivirus sull'endpoint, quindi sul client, le policy di navigazione. Questo mi consente di avere un avanti, praticamente sempre un proxy, anche quando sono a casa, quando sono fuori, e di avere anche una interazione con il mio proxy comunque aziendale. Quindi non è che io sono a casa e replico delle policy da quando sono in ufficio e poi quelle rimangono. In realtà è possibile modificarle, queste policy, anche quando sono a casa, e è possibile avere reportistica dall'utente che si trova a casa. Quindi è molto, diciamo, flessibile come strumento. Soprattutto proxy sempre aggiornati, perché il lavoro principale dei nostri laboratori è proprio quello di studiare, analizzare il traffico email e il traffico web H24. Quindi è per il fatto di avere i sistemi aggiornati è la chiave di volta. Questo farà la felicità degli amministratori IT, forse un po' meno quella degli utenti, che si vedono bloccati anche a casa, dove in qualche modo era un tana libera a tutti, era terra di nessuno. Ma il concetto è, la DSL la pago io, faccio quello che voglio, che no, il PC aziendale, esatto. Anche poi il PC aziendale ovviamente contiene dati aziendali, quindi una volta compromesso, sì, e poi torna nel perfetto. Esatto. Infatti, e quindi poi. Okay. Infatti questo è un po' l'esempio di come viene creata questa sinergia tra più prodotti, legati chiaramente a un discorso anche qui di cloud, quindi diciamo fondamentalmente è il Sophos Cloud che alla fine fa da triangolo, quindi chiude il triangolo per far parlare il mio proxy aziendale con gli endpoint fuori dall'azienda. Altro aspetto su cui ci siamo soffermati ultimamente è sul discorso degli attacchi e delle vulnerabilità ai sistemi. Questi chiaramente non sono eliminabili del tutto, ogni sistema, ogni software è vulnerabile per definizione, purtroppo ha delle vulnerabilità. Quando vengono scoperte, ci sono del genere, vengono create delle patch chiaramente di correzione, e queste patch però spesso non vengono applicate, perché comunque è difficile anche rimanere dietro all'applicazione di patch sui sistemi, dove parliamo non soltanto di sistemi operativi, ma anche software di terze parti. Quindi ecco, quello su cui abbiamo lavorato è un discorso di applicare un qualcosa che aiuta l'amministratore a capire quali sono le patch importanti da applicare sui sistemi. Abbiamo il modulo di patch assessment sul nostro antivirus sempre,
legato proprio a questo aspetto. Quindi vado avanti, giusto per, ecco, perché tanto è questa la slide, sono queste le slide principali, perché comunque io da questo report che mi genera, io capisco immediatamente qual è la pericolosità delle patch e quali sono le patch più importanti da dover applicare, quindi immediatamente. Quindi ho un rating di patch direttamente dato da noi, da Sophos, come azienda di sicurezza, quindi non dato dai vari Microsoft, Adobe, Skype, eccetera, eccetera, eccetera. Il virus configure che tutti conosciamo ha sfruttato proprio la debolezza dell'antivirus in assenza del patch assessment. Esatto. Quindi infatti qua, come vedete, ho un rating, quello tutto a sinistra, i critical, che adesso là non è presente, però c'è critical, i medium, eccetera, eccetera. Poi ho tutta ho le varie patch che mancano sui client, ho anche eventualmente i malware che sfruttano quella vulnerabilità corretta da quella patch, tutte le varie informazioni. Io da questo report posso concentrarmi e andare a installare solamente le patch che mi servono, quelle più critiche, quelle più importanti. Questa è l'altra visualizzazione, dove lato computer vedo le patch che mancano. Poi, diciamo, l'altro aspetto, come dicevo, su cui andiamo a concentrarci è il lato network, chiaramente, e questo mettiamo in campo il nostro Sophos UTM. L'UTM come concetto è quello di avere un apparato fisico, virtuale, software, quello che sia, e che ha delle diverse funzionalità che io posso attivare lato licenza, un po' come il pacchetto Sky, che io attivo quello che voglio, come voglio, quello che voglio visualizzare, calcio, sport, eccetera. Il concetto è simile, l'appliance, l'apparato è unico, o comunque è una soluzione unica, e all'interno ho diversi moduli che posso acquistare in base a quello che devo proteggere. E quindi, un attimo, vado anche indietro, perfetto. Sì. Per anni le aziende hanno pensato che utilizzare varie soluzioni di sicurezza, quindi stratificarle quanto più possibile e magari da vendor diversi, potesse aiutare a colmare eventuali lacune importanti. Quindi, ne so, il vendor A questa cosa l'ha già risolta, il vendor B no, ma siccome è stratificato questa cosa dovrebbe risolvere, oppure un eventuale utente che attacca il sistema si deve confrontare con sistemi diversi e quindi deve avere una competenza più a largo spettro. Era sbagliata, questa concezione era assolutamente sbagliata, perché quello che è stato dimostrato è che l'eventuale vantaggio derivante da avere sistemi stratificati che potessero aumentare il livello di sicurezza in realtà comportava una maggiore complessità di gestione da parte degli amministratori. Quindi la problematica relativa alle competenze degli amministratori stessi, la scarsa integrazione dei prodotti, la difficoltà di gestione portava a un decremento sensibile della sicurezza che sicuramente superava qualunque eventuale vantaggio da questa stratificazione a panino, diciamo. Con l'UTM si riesce in qualche modo a gestire centralmente da una console veramente facile da usare. Io non ho mai operato in termini di sicurezza di rete e la capisco benissimo, quindi posso essere usato come benchmark probabilmente. Si riesce a controllare tutto, dalla rete, il filtraggio delle mail, il web filtering, la sicurezza del web server praticamente tutto. Quindi si riesce a gestire da un'unica console quasi tutti gli aspetti. Questo ovviamente poi applicando tutte le logiche di sicurezza del mondo, ma evitando quella complessità che rendeva poi le infrastrutture ingestibili, o che peggio ancora ci metteva nelle situazioni in cui se mancava l'iper esperto in azienda, l'azienda rischiava di bloccarsi. Quindi in qualche modo l'obiettivo è questo. E soprattutto ottimizzare i costi, perché avere 7 contratti rispetto a uno sicuramente c'è un risparmio non indifferente. Ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che si risparmia il 60% rispetto a un contratto che racchiude tutte queste funzionalità. Giusto per la cronaca, noi ce l'abbiamo in azienda l'UTM, non solo perché siamo partner Sophos, ma perché effettivamente abbiamo capito che ci veniva molto più semplice occuparci della nostra infrastruttura, visto che siamo sempre concentrati su quella dei clienti, e quindi eravamo nella classica situazione del calzolaio con le sue avvocate, no? E in qualche modo ci semplifica tantissimo la vita e gestiamo tutto, sia la VPN site to site con la nostra sede di Milano, perché adesso abbiamo anche questa questione da gestire, più tutto ciò che erano ad esempio le connessioni wireless in azienda. Gestendo centralmente tutto ciò che sono le policy e usando gli access point di Sophos attaccati all'UTM, possiamo gestire a 360 gradi gli aspetti della sicurezza, la VPN e quant'altro. Quindi questa cosa qua ci ha semplificato parecchio la vita.
e su alcuni clienti dove l'abbiamo applicato, clienti grossi, molto grossi, gli ha cambiato effettivamente la vita, perché con un reparto IT abbastanza esiguo, nonostante la dimensione dell'azienda, non erano più in grado di stare appresso alle complicazioni delle infrastrutture moderne. Avevano un moltiplicarsi di soluzioni, non le seguivano più e non erano nemmeno più in grado di dire se erano stati attaccati o meno, o se effettivamente c'era un problema di qualche tipo. Cioè non ci arrivavano nemmeno più a quel punto. Invece, dopo una POC, durata anche poco tra l'altro, siamo riusciti a dimostrargli chiaramente su quali punti dovranno intervenire e quali erano ad esempio i flussi di traffico che avevano, per capire se la loro connettività internet era correttamente dimensionata. Fatto questo, sono riuscite con due sole persone a riprendere il controllo di tutto quanto. Quindi questo è uno degli aspetti alla fine. Quando si dice fare di più con meno, non è solo una questione puramente economica, è una questione anche di risorse umane. Cioè, le risorse sono quelle, non è che possiamo avere 300 persone dedicate agli aspetti di sicurezza o all'IT, ne abbiamo poche, ma almeno le concentriamo su qualcosa di facilmente gestibile ed efficace. Esatto. Altro aspetto su cui magari ci si può concentrare, quindi, è quello dei dati. Quindi alla fine abbiamo dei dati da gestire, semplicemente quindi dati anche asset, quindi aziendali, quindi dati aziendali importanti. E ovviamente dobbiamo proteggerli, quindi da chi lo vuole fare intenzionalmente o chi lo vuole fare semplicemente o chi non lo vuole fare ma magari per sbaglio, ecco. Faccio esempio il classico copia e incolla di dati su chiavette USB. Tutte queste cose chiaramente devono essere protette in qualche modo e pure qui mettiamo in campo diverse tecnologie che vanno da, anche qui, controllo dei dati, quindi controllo dei flussi dei dati dal mio PC all'esterno, email, web, chiavette USB, al controllo di questi dispositivi esterni su cui posso in qualche modo copiare i dati importanti, piuttosto che la crittografia dei dati. Quindi proprio fare un discorso di cifratura in modo tale che anche chi trova questo dato in qualche modo non lo può leggere, c'è un pezzo di poterlo leggere. Anche il discorso dell'email, ovviamente. Tutto questo aspetto di sicurezza lo dedichiamo con una suite precisa, quindi verticale, che fa questo, che si chiama Safeguard Enterprise e che attualmente, giunta alla 6.1, direi che veramente ha raggiunto una maturità tale da poter dire la metto in campo sia che sono un'azienda da 20 utenti a un'azienda che ne ha 10.000. La soluzione veramente è adatta per qualsiasi esigenza, basta che ho l'esigenza di correggere i miei dati. Questo è quanto. Tutto ruota intorno a una console centralizzata, quindi non devo fare altro che gestire tutto dalla console centralizzata. Ho vari moduli, quindi modulare, mi scelgo io come devo implementare le policy, e modulare perché anche in base a quello che voglio proteggere. E quindi posso andare dalla classica crittografia del disco, quindi tutto il PC che viene cifrato, alla cifratura dei dati singoli sui client, anche dati condivisi in rete, dati condivisi su chiavette USB, dati che trasferisco sul cloud. Quindi io voglio adottare i servizi cloud per condividere i dati, va benissimo, però magari ci applico una policy cifratura in modo tale che poi l'accesso a quei dati è sicuro. Come rendo sicuro l'accesso ai dati? Anche utilizzando degli strumenti che mi permettono di accedere in maniera sicura al dato, per esempio delle app fatte apposta per smartphone o per tablet. Quindi tutto integrato, quindi io il cloud per definizione è un servizio in mobilità, quindi che io posso utilizzare anche quando sto in aeroporto, quando sto a casa o dove voglio, e l'accesso ai dati deve essere comunque sicura. E questo lo fanno delle app che alla fine mi permettono di accedere ai dati in sicurezza. Noi per anni ci siamo preoccupati, noi perché mi ci metto anch'io in mezzo, ci siamo preoccupati di chi poteva entrare nell'azienda. Fisicamente, quindi controllo degli accessi, a livello di networking, a livello logico. E alla fine gli istituti di ricerca hanno dimostrato che il problema non era chi entra, ma cosa esce. C'è una quantità enorme ogni anno di dati che vengono fatti uscire dall'azienda con malizia, diciamo, se così si può dire, quindi vengono venduti ad esempio ad altre aziende, o viene violata la privacy in diversi modi, ci sono stati diversi scandali negli ultimi anni, o in altri casi semplicemente per imperizia. Il mio computer lo scordo da qualche parte, la mia pendrive la perdo e se ne perdono una quantità abnorme oggigiorno, e questi dati
sono alla merce di chiunque. Recentemente era stata pubblicata un report dell'aeroporto di Heathrow, quindi di Londra, dove praticamente dicevano che ogni anno venivano recuperati, abbandonati nell'aeroporto perché dimenticati, migliaia di portatili, e nessuno li andava a recuperare. Questi portatili poi non è che venivano distrutti, venivano presi e messi all'asta. Avrete visto, ci sono tantissime trasmissioni che fanno vedere quelli che vanno all'asta a comprare le valigie piuttosto tutto quello che trovano. Dentro ci stanno questi portatili. Allora, possiamo trovare l'utente che se ne frega del contenuto del portatile, lo brasa completamente, ci installa il sistema operativo che gli pare e lo utilizza. C'è quello che magari va a vedere se ci trova foto, se ci trova documenti, se ci trova qualunque cosa. Quei dati, quindi, una volta che sono usciti, sono persi. Quindi il problema non sta più nel valore dell'oggetto che è perso, che alla fine per un utente vabbè può essere quello che vale, ma per un'azienda perdere un portatile cosa rappresenta veramente un'inezia, ma perdere i dati che sono contenuti in essi rappresenta un bel problema. Quindi questo discorso dell'encryption assume al giorno d'oggi un valore molto diverso rispetto al passato. Secondo me con l'approccio anche del cloud storage, quindi i vari Dropbox, OneDrive di Microsoft e così via, dove abbiamo l'abitudine a scambiare i dati in maniera anche un po' troppo facilona, no? Anche dati importanti aziendali, a volte li passiamo dati con username e password, fanno dei giri che è meglio ignorare. E questi dati, se sono cifrati e siamo certi che li può vedere soltanto il destinatario, non è cosa da poco. Io mi ricordo un mio vecchio capo in Telecom mi disse sempre una cosa: attento a quello che scrivi via email, perché poi quell'email non è detto che arrivi solo al destinatario, può essere inoltrata, e non solo quindi il contenuto, il testo, ma anche gli allegati possono fare dei giri quantomeno bizzarri, quindi non sai mai se è solo il destinatario a vedere quella cosa lì o qualcun altro. Ecco, questa è una paura che ci deve essere comunque, una precauzione che ci deve essere comunque, ma avendo quei dati cifrati io sono sicuro che l'unico che li può vedere è il destinatario. Alle brutte può succedere che il destinatario prenda il portatile e fa vedere i dati a qualcuno, però è una sua scelta, non ci sono dei pericoli di fughe di dati incontrollate. E quindi abbiamo, quindi dicevo, diversi moduli che fanno diverse tipologie di crittografia. Tra parentesi, questa è anche una soluzione che è anche certificata come FIPS, Common Criteria, quindi ci sono anche delle certificazioni dietro. E questo che vado avanti, dato sono tutti dettagli più o meno tecnici. E infatti poi l'altro aspetto è quello delle chiavette USB, dove comunque, come vedete, erano comunque due terzi erano infettati da malware, nessuna di queste era cifrata, eccetera. Quindi ci sono il modulo Data Exchange, per esempio, è un modulo che decifra i dati sulle chiavette USB. Il controllo device, questo qui che su cui vedete la slide, è legato alla nostra funzione di antivirus, e vi assicuro che in maniera semplice voi potete controllare l'utilizzo dei device nella vostra azienda. Quindi, ecco, io l'utente che prende la chiavetta, la mette sul proprio PC, ci mette i dati, o comunque prende i dati da quella chiavetta, li mette sul computer, eccetera. Io posso decidere, oltre alle chiavette USB, anche di regolamentare una serie di altri sistemi, tra cui per esempio i modem UMTS. Io voglio navigare libero da filtri aziendali, metto una bella chiavetta UMTS e vado libero con la mia chiavetta UMTS. A meno che è l'endpoint con lui. A meno che non ho l'endpoint, se ho l'endpoint non ho anche questo, giustamente. Quindi ecco, il concetto è quello di poter regolamentare in maniera semplice, come dicevo, perché io posso bloccare anche tutte le chiavette USB, tutti i dispositivi che voglio a livello di periferiche, ma anche soltanto permettere un singolo dispositivo. E non devo sapere qual è il dispositivo, qual è l'ID, eccetera, eccetera, basta semplicemente che lo collego e il sistema mi dice esattamente quale dispositivo ho collegato, se è una chiavetta USB, un modem UMTS, e io mi creo la mia bella eccezione. Quindi è molto semplice come utilizzo, ripeto, il concetto del semplice lo trovate un po' ovunque sul sistema. Quanti di voi utilizzano abitualmente una chiavetta, una pendrive, magari privata, per mettere dati personali e aziendali e magari scambiarli tra PC aziendali e personali? Alzate la mano, vediamo quanti siete. Rientrate nella categoria, eh? E questa chiavetta sicuramente non è cifrata. E se la perdete? E magari sul PC di casa non c'è solo questo antivirus, oppure c'è un antivirus
gratuito, quindi il controllo sul PC di casa è scarsissimo. Altro aspetto è la crittografia delle mail. Qui lavoriamo con due protocolli, di cui uno ci tengo particolarmente a dirlo perché anche qui logica semplicità, ma logica anche efficacia. Ah, c'è vabbè, classici protocolli di email encryption, dove io fondamentalmente faccio crittografia del flusso di email. Da una parte, dicevo, quindi da una parte ovviamente ho un'infrastruttura di certificati, dall'altra pure cifro le mail. Invece l'altro protocollo proprietario Sophos è chiamato SPX. Il concetto è quello di dare delle informazioni riservate a una persona terza esterna all'azienda. Come faccio se dall'altra parte non c'è uno scambio, se comunque non c'è uno scambio di chiavi per cifrare questi dati? In realtà non posso farlo se non utilizzando un sistema che secondo me è veramente banale, però è efficace. Utilizzo il sistema dei PDF cifrati. Quindi io di là, alla fine di tutto il protocollo, invio un PDF cifrato con una password. Io mittente, teoricamente, mando la mail col mio client, invio la mail, posso anche scrivere quello che voglio, basta che comunque faccia applicare questo protocollo a questo appliance. Questo qua è una soluzione legata a un appliance, chiaramente, che si mette in mezzo nella comunicazione. Facciamo conto, ho una policy aziendale che mi dice che se io scrivo un certo subject nella mail, questa email poi verrà cifrata. Vabbè, io lo so, l'utente lo so, lo scrivo, mando la mia mail e ho finito. Io emittente ho finito. L'appliance prende questa mail, in realtà non la invia al destinatario, ma invia una mail informativa al destinatario in cui dice: guarda, c'è questa persona, indirizzo email, eccetera, che vuole mandarti un mail. Tipicamente potrebbe funzionare così: scegli tu la password con la quale vuoi cifrare il tuo messaggio. Quindi il destinatario sceglie la propria password. Come la scegli? La sceglie collegandosi, quindi clicca un link, gli appare un sito web e pubblicato direttamente dal mio appliance, quindi l'appliance aziendale, in cui c'è scritto scegli una password. E da quel momento all'indirizzo di posta verrà associata quella password. Una volta che ho scelto la password, l'appliance confeziona la mail inviata dal mittente, la cifra in un PDF cifrato, quindi la mette in un PDF cifrato e la invia come allegato al destinatario. Quindi il destinatario arriverà una mail con allegato un PDF cifrato, con la sua password però, quindi io mittente non la so, non la voglio sapere. E questo è un processo che, tranne il primo caso in cui il destinatario deve scegliere la password, può essere automatizzato. Quindi alla fine non c'è più interazione poi una volta scelta la password, a meno che non metti una scadenza, chiaramente dopo un mese, dopo tre mesi, dopo un anno la password deve scadere. E questo è un po' il concetto. Quindi io scrivo la mail, la mail viene presa in carico dal mio appliance, e poi questa è l'email, quella lì è l'email informativa iniziale, e poi alla fine c'è una mail con allegato un PDF con una password, la scelta della password. Lettori PDF con password sono qualsiasi, non deve essere necessariamente Adobe Reader, chiaramente tutti i lettori PDF, anche lettori su dispositivi mobili, iPhone, iPad, tablet, eccetera, Android, leggono PDF cifrati, quindi assolutamente. Questo è un esempio di come viene visto un PDF cifrato su un dispositivo mobile. E questo è il template che io posso costruire, personalizzare tutto per far vedere quindi qual è l'email cifrata. Quindi viene proprio creato un PDF con una pagina iniziale, tutto personalizzabile, messaggi che volete, se ci mettiamo, loghi, eccetera. Credo sia, insomma, se non è chiaro poi chiaramente delle spiegazioni, assolutamente. L'altro aspetto, condivisione di file su il cloud storage. E qui, anche qui, dobbiamo preoccuparci di web filtering, cloud, applicazioni, quindi quali applicazioni comunque cloud fa utilizzare, e crittografia mobile. Questo aspetto, come dicevo, lo leghiamo a diverse soluzioni, tra cui la crittografia sul cloud tramite la nostra suite di crittografia, che comunque è integrabile sia con i maggiori cloud storage, quindi servizi di cloud, Dropbox, eccetera, ma anche
magari integrandoci con dei private cloud. Quindi facciamo conto, voi utilizzate un cloud privato per scambio, comunque per anche del sistema documentale, possiamo integrarci anche con quello. E il tutto poi viene reso accessibile tramite un'applicazione mobile legata quindi ai vari dispositivi mobili, Android o Apple. Sì, non so se voi avete fatto come me, tipicamente, quando vi siete iscritti a Dropbox, a Google Drive o a qualunque altro sistema, non avete letto effettivamente tutte le policy utente, avete fatto accetta, 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 prenditi la mia anima, fai quello che vuoi, basta che mi dai quello spazio gratuito. Sicuramente avrete fatto così, non esiste nessuno che lo fa. Sapete che tra le varie condizioni di utilizzo c'è il fatto che loro, ad esempio, per ciò che riguarda le immagini, possono serenamente prenderle e riutilizzarle senza dovervi chiedere i diritti, oppure si mettono a scansionare, quindi aprono tipicamente ogni file anche per fare l'indicizzazione full text, che voi dite sì, è molto comoda l'indicizzazione full text. Questo prevede che un server in automatico abbia sia entrato in ogni singolo file, l'abbia controllato. Se ci riesce il server, ci riesce anche l'amministratore che sta dietro il server e così via. Quindi quando andate a mettere dei file aziendali o personali su questi sistemi, quello che succede è che i dati non sono più vostri. È una cosa che è un ritornello che sentiamo dire spesso e di solito ce ne freghiamo. Non è una cosa così banale, soprattutto nel caso in cui si tratti di dati aziendali, che se sono le nostre foto della vacanza al mare, sono cavoli nostri se poi ce le prendono, se così si può dire. Ma se io ho caricato lì la lista dei clienti, dei top clients della mia azienda su Dropbox, e questi qua sono stati in qualche modo acceduti e poi Dio solo sa cosa è successo, lì l'ordine del problema è ben diverso. Allora a quel punto, se il file venisse effettivamente cifrato, io come utente che ho i diritti per accedere a quel file ci accederò comunque, e chiunque possa accedere a quel file, quindi se l'ho condiviso con dei gruppi di utenti nella mia azienda, riuscirà ancora ad aprirlo. Ma il server stesso o chi sta dietro quel server non ci riuscirà, e questo non è una cosa banale, significa che quel dato rimane privato a prescindere da dove si trova. Se poi ad esempio riescano a bucare il mio account Dropbox, pazienza, se loro aprono quel file si troveranno una roba illeggibile, a meno che riescano a ottenere la chiave privata, ma questo è un altro paio di maniche, cioè significa che hanno ottenuto dei diritti ben diversi dal singolo accesso al file. No, infatti, quindi, visto che poi non è mai successo, che hanno bucato l'account. Succede, infatti, quindi... non so, ogni tanto, praticamente ogni settimana esce qualche notizia, violati 60 milioni di account, questo, l'altro. Poi gli utenti hanno quella simpatica abitudine di usare la stessa password un po' dappertutto. Quindi magari Dropbox e Google sono affidabilissimi, poi la stessa password anche banale l'ho utilizzata sul sito più scamoso del mondo, quello viene bucato, su quello sono registrato col mio username e password, con il mio indirizzo email e la password, e quelli iniziano a girarsi, con quel database iniziano a girarsi tutto quanto, e lì viene fuori di tutto. Quindi il problema è sempre lo stesso, iniziare a pensare a proteggere il dato, non gli strumenti, perché tanto gli strumenti possono essere sicuri in base al contesto in cui si trovano, e sono sicuri in termini di pura fiducia. Cioè io sono convinto che Google non venga bucato, finché magari un insider non... perché non gli ha dato l'aumento di stipendio, prende e buca tutto quanto e sfascia tutto quanto, non lo so. Se io però proteggo il dato, questo dato è sicuro ovunque si trovi. Sì, e l'altro aspetto invece è legato, come dicevo, alla parte di tablet, degli smartphone, soprattutto personali, ovviamente anche non personali, quindi anche aziendali. Abbiamo quindi una serie di soluzioni, tra cui la nostra soluzione di Mobile Control, che serve per regolamentare, quindi mettere in sicurezza sia il lato malware, quindi su piattaforma Android, almeno il discorso della piattaforma Android è fondamentale, che anche dare una serie di policy di sicurezza ai device, sia essi corporate che non gli personali. Questo perché, sempre nella logica che io accedo col mio aziendale, il proprio aziendale o comunque non aziendale, voglio accedere magari a dei dati interni aziendali, e anche la posta elettronica, sbaralmente la posta elettronica. E questo quindi è un sistema che ha molte funzionalità, e anche la gestione delle app, volendo, quindi io posso gestire sia app pubbliche che app personali, quindi immaginate quindi un'azienda che deve mettere in piedi un sistema di app per i dipendenti,
fatte in casa, che non vuole pubblicarle sugli store pubblici, e quindi chiaramente è un sistema che può fare anche questo, può anche pubblicare queste app, e piuttosto che dare accesso all'email, dare accesso ai dati aziendali legati alla crittografia, quindi parliamo sempre di quelli dati fondamentalmente condivisi anche sui mobile. Oltre al discorso del classico corporate wipe, cancellare quindi remotamente i dati aziendali dal dispositivo, localizzarlo eventualmente il dispositivo, bloccarlo, eccetera, eccetera. Dare dei parametri di sicurezza molto precisi, PIN, parametri wireless, parametri VPN, di cose, sì, di restrizioni anche sul device. E questo infatti è un esempio, faccio vedere insomma come un po' la console web, si gestisce in maniera semplice. C'è un nostro cliente, una pubblica amministrazione centrale, molto centrale, che aveva investito tantissimo in sicurezza per ciò che riguardava i dispositivi classici, quindi notebook, workstation e quant'altro. Spendeva circa fino a 100 euro l'anno per proteggere questi sistemi. Perciò potevano rubare un portatile, potevano rubare qualunque cosa, potevano accedere alla rete e comunque sia tutta l'infrastruttura e tutti i sistemi erano protetti. Poi gli utenti VIP, quelli che avevano accesso alle informazioni più importanti e che se le portavano appresso, quindi non solo l'accesso alla posta elettronica, ma anche i dati condivisi delle cartelle di rete, erano completamente sprotetti. E praticamente questi utenti, che poi alla fine sono anche quelli utenti VIP, li conoscete meglio di me, sono anche quelli che combinano i peggio casini, si perdono il cellulare, l'iPhone se lo perdono ogni 3x2, il portatile se lo perdono e quant'altro. I dispositivi erano completamente liberi, perciò ogni volta che succedeva che perdevano un terminale, dicevano vabbè, te ne compro un altro e così via. Quando ci siamo confrontati, li abbiamo conosciuti al nostro ultimo evento con Sophos, che è stato al Macro, presentavamo proprio il mobile controller, una soluzione, è tuttora una soluzione d'avanguardia, ma all'epoca era proprio appena arrivata. Praticamente gli abbiamo detto, vabbè, qual è il vostro problema quando perdete cosa fate subito dopo che un utente vi segnala ho perso l'iPhone aziendale? Lui diceva, no, non c'è problema, ne abbiamo altri, scorta, glielo compriamo e glielo diamo. Detto, quindi voi, secondo voi, avete perso quanto costa? 5, 6, 700 euro? Per voi il vostro problema è finito così? Io ho detto, peccato che quel telefono l'ha trovato qualcun altro. Questo tipo di utenti cosa abbiamo scoperto? Non usavano, oltre il PIN sulla SIM, che ormai non usa più nessuno, ma non usavano nemmeno un PIN o una gesture, qualcosa per proteggere il terminale. Qualcuno di loro ammetteva che dentro aveva di tutto. Quindi io l'ho fatto notare ad alcuni, gli ho detto, nel caso migliore lo formattano e se lo riutilizza qualcun altro. Nel caso peggiore accedono alla vostra casella di posta elettronica, prendendo i dati di qualche personalità importante. Nel caso ancora più brutto possono accedere alle cartelle di rete, la VPN, gli bastava premere un tasto, accedevano in VPN alla rete aziendale e accedevano alle cartelle di rete e potevano veramente accedere a diverse cose critiche. Io ho detto, poi se queste cose ancora non vi spaventano perché tanto sono dati dell'azienda, ho detto, avete mai pensato al fatto che lì dentro ci sono le foto? Avete presente quando il vostro figlio è piccolo, gli fate le foto nel bagnetto, andate al mare e gli fate le foto? Ho detto, tutta quella roba lì finisce su internet. Quindi se siete fortunati trovate il beduino che se lo formate e se lo riutilizza per i cavoli suoi. Nel caso peggiore, tutta quella roba finisce su internet e se non vi interessano i dati aziendali, ci sono quelli personali. Non so, io un pensierino ce lo farei a sto punto su encryption e su quant'altro. Quindi lì gli abbiamo dimostrato che in 3 secondi, a fronte di un evento di sicurezza, era possibile bloccare un incidente di sicurezza, era possibile bloccare immediatamente il terminale da remoto, anche se avevano cambiato la SIM. Quindi in 3 secondi da lì, ho perso il cellulare, chiamo in azienda, lo blocco, posso fare il wipe remoto, l'ho formato, si sono presi il cellulare, chi se ne frega, ho perso 600 euro, i dati miei e dell'azienda sono protetti. In alcuni casi posso anche dire, sai che c'è, vorrei capire chi è che l'ha rubato, geolocalizzazione, quindi in un attimo mando un sms cifrato al terminale, anche se ha cambiato SIM, questo mi risponde con il dato. Io mi ricordo una volta sono andato a cena con degli amici, è la classica situazione in cui poggi i capoti tutti da una parte. A questo mio amico gli hanno fregato il cellulare, ha comprato 2 giorni prima e non c'era modo, tutti hanno provato a chiamarlo per capire se c'era ancora in sala chi gliel'aveva fregato, però lui dice no, peccato, ho la suoneria in mute, quindi ha voglia di chiamarmi, non me ne accorgerò mai. Uno scherzo che ho
fatto a Pasquale, quando abbiamo installato per la prima volta l'applicazione, è che ho premuto un tasto dalla console di amministrazione, quello manda la suoneria a palla, inizia a suonare finché non lo disattivo io. Quindi, anche se la povera bestia che ha rubato il cellulare avesse cercato di abbassare o di metterlo in stand-by, non sarebbe riuscito e l'avremmo dovuto stanare. Adesso questo ovviamente è il caso meno importante, a me quello che interessa è brasare il terminale e evitare che ci siano dati sopra. Però ci si può togliere anche qualche sfizio. Quindi, insomma, le cose che si possono fare sono tante. Io ho l'applicazione installata sul mio terminale, oltre vabbè, sui terminali aziendali ce l'abbiamo, ce l'ho sul mio terminale personale e ho messo ad esempio che se viene sostituita la SIM, cosa che non succede mai sul mio terminale, se viene sostituita la SIM, questo deve inviare un SMS a dei numeri amici. Quindi se io sostituisco la SIM, Pasquale riceve l'SMS e dice cavolo, Michelangelo probabilmente gli hanno fregato il cellulare. Però visto lo scherzo che gli hai fatto. Esatto. Pasquale a sto punto potrebbe tranquillamente richiamarmi al nuovo numero per chiedere ma sei tu che hai cambiato la SIM? Se non rispondo io, la prima cosa che fa, prende e manda un SMS con una parola e una password che lui conosce in quanto persona amica e blocca immediatamente il terminale. Volendo può anche piallarlo da remoto. Quindi ci sono varie modalità per gestire questa cosa e dal mio punto di vista, io sono forse un po' paranoico, non so voi, però pensare che i miei dati finiscano in mano a qualcun altro, io quando magari ho venduto portatili personali facevo la formattazione a basso livello o quando dovevo buttare pendrive o hard disk andavo lì di martello, proprio sono cattivissimo, lo so, sono pazzo io, però preferisco che i dati miei rimangano miei, ecco. Tra l'altro questa applicazione, perlomeno per uso personale, è pure gratuita, quindi insomma se volete anche giocarci un pochino. Se volete fare gli scherzi, no? Infatti, fare gli scherzi a qualcuno, infatti, meno che poi hai detto Pasquale. Cioè, è lui che ti ha rubato il cellulare, però. Poi ti manda il numero di Pasquale così fate. Ma c'è anche per gli utilizzatori Android c'è anche il prodotto antivirus gratuito. Questo qua. Ah, eccolo. Sì, perfetto. Questo qua. Anche web filtering fa sul device, quindi volendo mi blocca anche l'accesso al sito infetto, tutte queste belle cosette, insomma lo fa questa applicazione. Questo sempre per la gioia degli utenti, tra l'altro. Ovvio. Andiamo avanti, queste tutte applicazioni, tutte cose che comunque fanno schermate che fanno vedere. Questo è il classico portale invece self-service, questo qua io in tutta autonomia, io dipendente, io persona che comunque devo utilizzare il mio dispositivo personale per uso aziendale, utilizzo per accedere e quindi per registrarmi il mio dispositivo personale. Noi internamente pure in azienda lo utilizziamo per registrarci i nostri dispositivi, lo facciamo, entriamo con le nostre credenziali, ci registriamo i dispositivi e così in modo tale che poi possiamo utilizzare, possiamo avere accesso a risorse aziendali. In più c'è tutto il discorso wifi. Questo per mettere in sicurezza le wifi sia interne, quindi sia l'accesso alla wifi anche qui aziendale, che dare accesso a aziende, quindi a persone ospiti. Tramite la nostra soluzione di UTM possiamo centralizzare e gestire centralmente tutta la rete wireless. Basta collegare gli access point, creare le varie reti, facciamo esempio corporate, quindi accesso dipendenti, accesso guest, e poi poter gestire le varie tipologie di autenticazione. Tipicamente accesso aziendale con username e password aziendale, accesso guest con codice temporaneo di accesso. La configurazione non sta sugli apparati, sta sempre sull'UTM centrale. Quindi la cosa buona è che se anche in una sede remota dovete andare a sostituire gli apparati, non deve andare un tecnico specializzato, potete spedire lì il pacchetto, alla signora delle pulizie dite, sai che c'è, apri la scatola, lo vedi quel cavo di rete oppure quel cavo di alimentazione, attaccalo, finito. Non dovete fare nient'altro, perché la configurazione la eredita automaticamente dall'UTM. Esatto. E quindi ecco, anche la logica hotspot, questa logica appunto di creare dei voucher di connettività temporanea per utenti ospiti, chiaramente questa è molto facilitata, legata quindi alla parte UTM e wireless. Questo è appunto dare diversi accessi, quindi sono i vari access point, ho l'accesso internet, l'accesso risorse umane, l'accesso ospiti, varie reti, eccetera, eccetera. In più dall'UTM posso anche dare configurazioni di VPN, posso dare configurazioni
della rete chiaramente al mobile, al dispositivo mobile, posso fare il classico push di queste configurazioni, quindi ecco, è molto molto comodo. Infine c'è la parte di diciamo così, collegamento semplice con la rete aziendale. Questo è una VPN, quindi parliamo di un oggetto che attualmente ha Sophos e che fa collegamento remoto di una sede remota o di un ufficio remoto, di un negozio, di un cantiere, di quello che volete, remoto in semplicità tramite un oggetto che si chiama RED, RED sta per Remote Ethernet Device, dove io quello che devo fare lato ufficio remoto è prendere questo oggetto, questa scatolottina piccola, collegarla alla rete elettrica, collegarla alla rete, quindi al classico router di connettività ADSL. Da quel momento questo oggetto cercherà un collegamento verso un UTM centrale. Una volta che il collegamento verso l'UTM centrale è stato fatto, io tutti i client che ho dietro il RED li vedo come fossero client della stanza accanto. Quindi proprio stesso tipologia di traffico ci passa, stesso collegamento remoto posso fare, lo gestisco esattamente con un'interfaccia di rete, a tutti gli effetti. E questo è veramente molto comodo perché, come dicevo, è un oggetto che non ha configurazione propria e quindi io anche in un'ottica di magari avere degli uffici anche mobili, eccetera, posso prenderlo, spostarlo da un'altra parte e avere la stessa identica configurazione senza dover riconfigurare tutto nell'altra sede. La logica di funzionamento, questo è il RED, quindi c'è uno scatolottino che ha un costo unicamente del pezzo di ferro, non nemmeno le licenze non ce l'ha lui, le licenze sono legate all'UTM, quindi sono tutte centrali. Dove ecco, la logica è semplicemente dire, vediamo se c'è la slide, esatto, remote office, UTM centrale, comunico, la persona che sta nel remote office comunica il seriale del RED, l'amministratore che sta sull'UTM inserisce il seriale del RED nella sua gestione, questa configurazione viene inviata a Sophos Cloud, il RED una volta collegato a internet, quindi classico, come dicevo, attacco del cavo di rete e attacco della connessione dell'elettricità, cerca immediatamente sul cloud qual è la configurazione che spetta a lui. Io sono questo seriale, qual è la configurazione che mi spetta? Qual è l'UTM a cui devo collegarmi? Dietro al RED ci metto tutti i vari client, quello che voglio, server, client, quello che mi pare, anche un access point per fare la rete wireless anche sull'ufficio remoto. A quel punto installa, una volta che lui sa a chi deve collegarsi, installa un tunnel VPN, sempre attivo, sulla rete ADSL. Guardate, basta una DSL veramente da 20 euro al mese, 15 euro al mese, dipende dalle offerte poi che vengono fatte, quella proprio banale da pochissimo. E questo qua aiuta moltissimo nella gestione dei dispositivi remoti. Chiaramente, allora, per esempio, noi abbiamo fatto diverse implementazioni con questo aspetto, faccio un esempio anche a parte filiali, piccole filiali sparse, piuttosto che avere negozi, c'è una catena di elettronica consumer che la dotta su ogni negozio, che ha messo questo RED e quindi centralmente gestisce tutti i vari punti vendita. Ecco, le applicazioni sono diverse, c'è chi lo fa per videosorveglianza, ha messo un RED nella sede remota, ci ha collegato tutte le varie telecamere IP dietro e la dotta centralmente per fare videosorveglianza. E questo quindi è il quadro generale, una slide generale di tutte le soluzioni che mette in campo Sophos in base alle varie esigenze, utente a casa, utente remoto, l'ufficio remoto, utente con RED, sede centrale dove ci sono dispositivi mobili, ci sono i vari servizi, anche i server che possono essere protetti, questi qui, gli endpoint cifrati e anche con antivirus, guest wifi e quant'altro. Tutto l'abbiamo detto adesso, riassunto un po' in questa slide che faccio sempre vedere. Faccio giusto l'ultima... Sì, gli ultimi 5 minuti. Passi anche meno, sì. Ultimi 2 minuti per farvi vedere per chi non conosce, per chi conosce magari già i nostri apparati. Giusto per dirvi che ultimamente, quindi negli ultimi mesi, sono stati rilasciati diversi aggiornamenti legati alla nostra soluzione di UTM. In primis la parte di performance, quindi sono stati creati una serie di apparati paralleli chiamati SG molto più performanti rispetto a quelli che esistevano prima, che sono quelli in arancione, e queste sono diciamo, più o meno le caratteristiche di performance, ecco,
in parallelo tra le due, diciamo, serie. Questo è un dato importante perché, facciamo un esempio, 4,25 che ha aveva un costo chiaramente, e adesso si possono prendere stesse performance con un 3,10 che ha un costo in media circa la metà, quindi ovviamente mettendo insieme le licenze, circa la metà. Quindi diciamo che abbiamo creato una serie di soluzioni a basso prezzo dando delle performance elevate. In più sono soluzioni modulari dove io decido le interfacce che voglio applicare, le decido al momento, quindi posso cambiare tranquillamente i moduli di interfacce per avere diversa connettività sugli apparati rispetto alla connettività di serie. E in più abbiamo un'altra serie di miglioramenti, abbiamo creato questa con l'ultima release, soprattutto, vado avanti visto che abbiamo poco tempo, soprattutto legati alla reportistica. Quindi oltre all'UTM che ha una reportistica sua integrata, abbiamo anche creato un apparato che fa reportistica avanzata sui nostri apparati UTM, dove potete praticamente divertirvi e avere tutto il quadro, creare anche report di compliance, faccio esempio PCI, eccetera, per vedere tutto quello che accade sulla vostra rete. E questo è un esempio, diciamo, di come... Quindi questo oggetto raccoglie i log dagli UTM che si hanno, raccoglie i log e estende totalmente la reportistica degli UTM. Ho finito. Okay. Ovviamente c'è pure tutto un discorso di anche access point migliori, abbiamo creato degli apparati di piccolo, diciamo, di taglio più piccolo che hanno il wireless integrato, questi qua. Quindi molto, molto flessibile come soluzione.